put your love amongst the man? Could you understand beauty of the beast? Buongiorno, ore 9.50, domenica 10 aprile, siamo a Parigi, almeno così la mia videocamera dice. Ho oggi un cameraman di eccezione, fate vedere. Eccezionale veramente. Zorro Dance Girlfriends. Siamo in viaggio verso quel di Torino, per il Torino Comics, mancheranno 35 km a Torino. 3 ore. No, con il viaggio dalle 8:30, sono quasi le 10. 8:30 no, 9:15. Velocità media 136, fa vedere. 136. E ci stiamo dirigendo al Torino Comics, dove dovremo trovare anche Lemmy the Best 85, Baglietta 25 e tutti gli amici sua. Fa un caldo boia, mi si è scaricato il climatizzatore e esce anche aria calda da qua, stiamo facendo la sauna. Stiamo a morire. Sono sudato come un porco e cominciamo il reportage da qui. Fai vedere qualcosa della strada. La strada è dritta. La strada è dritta. Tutta dritta da forse 100 km. Potrei anche dormire e andare avanti così. Sottofondo musicale abbiamo Davide Landesfross. L'unica faccia che con questa, perché quello trasso che andere. Bene, non so più cosa dire, quindi vuoi dire qualcosa? Hasta luego. Hasta luego. Fa caldo. Fuck caldo. 30 km a Torino. Non l'avrai preso. No, ma fa niente. Niente, dai, adesso allora ci vediamo quando arriviamo a Torino. Ciao. Ci vediamo dopo, ciao ciao. 10:21, stai già riprendendo? Credo di sì. 10:21, siamo arrivati a Torino, c'è una sfinge sulla rotonda. Lingotto fiere, su di là, devo andare dritto. Io, contadino campagnolo. In queste città grandi io mi sento un po' spaesato. Fa un caldo boia. Minchia. Stiamo cuocendo. Lingotto fiere c'è scritto di qua, io spero, se no. Fa caldo, signori. Fa caldo. Però siamo a Torino, eh. Siamo, dovremmo essere un po' in periferia, se non sbaglio, eh. Va bene, dai, allora vi abbiamo avvisato che siamo arrivati a Torino sani e salvi. Sono le 10:15 passate, per le 10:17 e siamo leggermente in ritardo. Fabio mi incula sangue. Che non è una bella cosa. Non è una bella cosa. Vabbè, ci vediamo dopo, dai. Siamo quasi arrivati. Ciao. Vai. C'era quello bianco, per registrare. Sì. Come voleva si dimostrare, ci siamo persi. L'avevo detto io, ci perdevamo. Siamo in ritardo solo di un'ora. Ma va bene, va bene. E ancora non siamo arrivati. Ci vorrà ancora un po'. Poi tutti i semafori, qua ci sono solo semafori. 100. Che nervi. 100. Ma porco giù. Adesso non ci sono anche più i cartelli. Prima c'erano i cartelli, adesso non sono più neanche quelli. Oh, signore. Aiutateci. E noi furbi, abbiamo lasciato il navigatore a casa. Siamo dei geni. And the winner are... Però non ci sono più cartelli, io sto preoccupando. E neanche delle vie. Arriveremo prima o poi, forse. Ce la faranno i nostri eroi a farla franca o sarà franca a farsi i nostri eroi? Questa idea pure io, però. Vabbè, dai, salutiamo ancora, ci vediamo dopo. Ciao.
con solo un'ora di ritardo siamo arrivati. Beh, per ora siamo solo al Lingotto, però adesso dobbiamo trovare dov'è il Torino Comics. Gli altri se ne saranno già andati, quindi... aiuto. Odio Torino comunque, sarà, ma... Cosa dite? Tra l'altro il parcheggio molto simpatico, 1,20 euro all'ora, però... Vabbè, adesso vedremo magari se riusciamo a entrare e a trovare dov'è. Va bene, ci sentiamo dopo. Ci stanno un poco di coda. Non entreremo mai. Ce l'abbiamo fatta. Buonasera, anzi buongiorno. Buongiorno. Abbiamo trovato, ero preoccupato. Video ufficiale, non so. Cominciamo a fare un po' di spese, ma io in realtà già ho... Magari l'unboxing lo farai a casa poi. Sì, ma non ho comprato nulla per cui fare l'unboxing. Quindi siamo alla Sì, si fa lo stesso. Cominciamo a caricare qualcosa su YouTube, devo fare visualizzazioni, spogliati. Sai com'è? Che poi mi chiudono il canale, meglio evitare. Comunque c'è un macello di gente. Sì, sì. Una roba incredibile. Cioè, per la serie piccoli nerd crescono. Io ho già fatto il primo acquisto, fai vedere. Aravat. Doveva, non poteva mancare. 15 euro stesi, 10. Va bene, oddio. Cominciamo col giro di cosplay, questo qua è sicuramente il migliore. Questo ragazzo travestito da generale lì è bellissimo. Si è vestito benissimo. No, mentre ti sei messo qualcosa in tasca e hai aperto da... Abbiamo no, uno travestito da metallaro. Beh, ma è mezz'ora fa me l'hai fatto. È bello questo. Oddio, non ce l'ho più. Ho mille boys, non ce l'ho fatta. Allora no, anche tu finirai su YouTube. È bellissimo. È la mia madre. Si aprirà un canale suo Chiaretta 87. Chiaretta the best 87. Guarda, c'è Suor Nausica a notare, attenzione. E Jill Valentine forse. Jill Valentine può essere? Jill aveva dei pantaloni, non lo so, sì, però aveva un po' di sì. Maglietta azzurra, forse lei, sì, sarà Jill. Stiamo discutendo in eterno. Siamo nella zona Umbrella Corporation, vediamo gli agenti della Stars. C'è Yuna. Poi Yuna, ecco, Yuna sì, Yuna è un bel vestito. Fatto bene bene. Il vestito di Yuna sì. Poi c'è anche un carcerato legato con le catene. Non si sentirà niente di audio, però. No, penso anch'io, però. Questo uomo nudo qui. Beh, è Gesù Cristo, no? Che è questo? È Gesù quello? Cioè, io ho capito adesso che cosa sono questi. Sono gli zombie di Resident Evil. Ho capito adesso cosa sono questi. Gli zombie di Resident Evil. Ho capito adesso io. Perché non avevo connesso l'ombrella e vediamo gli zombie di Resident Evil. Soldati dell'ombrella. Tanto che si massacrano Warhammer. Guai. Io ci ho giocato una volta, poi non riuscivo a verniciarli e ci ho rinunciato. Luce qui. Un po' d'aria. Abbiamo gli assassini. Questo è Altair, no? Sì. Sembra più Altair che i pantaloni celluli. Ma no. Ma non dico. Qua non possono far notare quei costumi da... Sì. Sono molti, game over. Proprio fatti in modo poligonale, tutti quadratoni. Questo Sephiroth qua per terra è morto Claude, però... Questo merita, eh. Qua merita parecchio. E
che sia vero. Lei mi sta morendo. Sì, di caldo più che altro. Non io ne ho con la Fanta al limone. Perché sei un messo. Può andare bene. Ma adesso facciamo vedere Riccardo. Perché quella gente dice che non esiste, che è Lemmy che fa due voci. No, siamo diversi. Due persone, due entità. Che sono due persone distinte. Facciamoli vedere insieme, che poi dicono sono io che faccio i montaggi, che esistono, esistono. Poi ci sono anch'io che non mi sono ancora fatto vedere oggi. Vediamo un po' le somme della giornata, com'è andata. Facciamo un resoconto. Ho fatto cosa qualche dice? Acquisto. Facciamo a partire che vince. A credito, cioè a spesa. Ah, ma senza dubbio io. Spesa? Io non so quanto ho speso, tipo 50 euro di fumetti. No, io di più, un paio di roba ho speso di più. No, io sono andato, questa volta. Però io di fumetti, mettiamo anche le spese del viaggio. No, io avrò speso 100 euro quasi. Allora ha vinto, basta. Meglio che abbia vinto lui, detto così, Dove dobbiamo fare una gara? Io ho vinto però con largo distacco quando andati al game show, mi credo. Fuori di testa. 3.000 euro. 3.000 euro. Ah, amici di YouTube è niente, ma vaffanculo, va? Ma c'è nulla. Dai cazzo. Dai cazzo. Siamo morti, io cioè, sono veramente provato nello spirito. Dai, io sono riuscito a studiarmi a fare le cose. Ci ricordiamo dove abbiamo messo la macchina adesso. Sto magari. Cioè, calcoliamo che oggi è il 10 di aprile. Caldo. No. Luglio 60 gradi, se ci arriviamo a luglio. Meno male che la macchina è all'ombra. Vabbè, considerazioni finali? Siamo stanchi, domani non vado a lavorare. Se mio padre vedrà questo video prima di vedere me, sappia che domani non vado a lavorare. Che lo dico. Cosa da segnare? I prezzi dei giochi del GameCube? Sì, no, abbiamo sì, le chicche. Le chicche. Insieme a Retro Game era veramente. C'era di tutto, però il prezzo è allucinante. Io, cioè, vabbè. Io inquadrerei lo spettacolo. Oddio! 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 Cioè roba tipo giochi del GameCube a 100 euro. Mi sono reso conto di avere un capitale in casa, cioè io sto vendo tutto e vado io. Tutti quei giochi del GameCube lì sì. Cioè. Allucinante. Giochi come Final Fantasy 6 180 euro, io l'ho comprato da un amico a 10 euro. Fieti che ci farò un pensierino. Va bene. Quindi noi salutiamo il pubblico da casa, Riccardo e la sua Fanta Icy Lemon. E anche il faro qua dietro, che c'è un faretto. Perché a me piace più. Va bene, chiudiamo il reportage della giornata. Ci aggiorniamo più avanti.